Allora, sono all'ultimo vino, innanzitutto spero che vi sia piaciuto la mini verticale di Solare, perché devo dirvi che per noi il Solare, continuando un po' le definizioni dei nostri vini, la scommessa era lo Chardonnay, la tipicità era il Chianti classico, il Solare per noi è l'eleganza di Capannelle, vini estremamente orizzontali, cioè vini che vanno lasciati nel bicchiere, vanno veramente capiti piano piano, passo dopo passo. E devo dirvi che per me è Ilaria, che voglio dire, alla fine degustiamo questi vini quasi tutti i giorni, assaggiare un Solare 2001 è sempre un'emozione. Io non lo so quello che vi è sembrato a voi, come vi è sembrato questo vino, però devo dirvi che per noi è seta, è paragonabile alla seta, è un vino che ci dà un'emozione enorme, quindi ci fa piacere portarvelo stasera, farvelo degustare, perché speriamo che vi sia piaciuto e che vi rimanga nella memoria, perché come diceva Andrea, alla fine il Solare è anche un vino estremamente originale. Non ci sono poi così tanti vini con questo blend Sangiovese e Malvasia Nera, è un peccato perché la Malvasia Nera è un'uva particolare, con note balsamiche estremamente nette, e purtroppo faceva parte della storia del Chianti classico, ahimè l'avvento di vitigni internazionali l'ha un po' sostituita, però chi ce l'ha se la tiene stretta, noi ce la teniamo stretta e continuiamo a produrre il Solare per la nostra in primis, per la nostra gioia e speriamo anche per la vostra. L'ultimo vino è il 50 e 50. 50 e 50 è come prendere il Solare, girare pagina e siamo davanti a un altro vino, è un'altra storia. È la quarta storia di Capannelle. Per noi il 50 e 50 è un po', diciamo, la potenza della nostra cantina. È un 50 e 50, è un vino estremamente verticale, in opposizione, no, a quello che dicevo del Solare come un vino orizzontale. Cosa intendo per verticale? Un vino che al contrario del Solare, quando si mette al naso, si ha subito la sensazione di quello che ci si aspetta. È come le persone, noi facciamo spesso questo paragone, ci piace perché pensiamo sia molto simile. È come le persone, il Solare è un vino un po' timido, che si deve aspettare nel bicchiere, con cui si deve parlare, è un vino che si racconta piano piano. Il 50 e 50 è un vino molto più arrogante, è una persona e la si incontra per strada e dopo 5 minuti ha già detto tutto di se stesso. Questo è il 50 e 50. A noi ci piace descriverli così perché i vini sono un po' come le persone, insomma, hanno una loro caratteristica, una loro identità. 50 e 50 niente, ci sarebbe tante cose da dire su questo vino. Io vi dico che 50 e 50 nasce soprattutto per un'amicizia, l'amicizia della nostra azienda, del nostro precedente proprietario, il nostro fondatore Raffaele Rossetti e il proprietario di quei tempi dell'azienda Vignonesi, che si chiamava, non è più il proprietario, Ettore Falvo. Questi due proprietari si incontravano spesso a tavola perché erano molto amici, e una sera dell'88, quindi vendemmia 88, erano a tavola a Capannelle e decisero di mettere in un bicchiere a fine serata, forse un po' brilli, forse un po' come stasera dopo qualche bicchiere di vino, un po' di Sangiovese, vino da tavola di Capannelle, perché allora noi facevamo un'etichetta che si chiamava vino da tavola, che era un Sangiovese in purezza, perché allora non si poteva dare la denominazione Chianti classico ai Sangiovese in purezza, e quindi era un'etichetta vino da tavola. E mischiarono questo vino da tavola di Capannelle con il Toro Desiderio, che non so chi di voi ha avuto il piacere di degustarlo, era allora un Merlot in purezza di Avignonesi. E lo misero tutti e due nello stesso bicchiere, come si fa a volte per divertimento. E disse, ma perché non si fa un vino e si chiama 50 e 50? Un po' del nostro, un po' del tuo. Poi si troverà un nome, si troverà il prossimo anno.
non è mai stato trovato, è rimasto 50 e 50, e forse la fortuna di questo vino, perché in tutto il mondo è conosciuto come 50-50, 50 e 50, e tanti vini chiamano la fortuna anche il loro nome, sicuramente il nostro è uno di quelli. Quindi niente, rispetto al Solare chiaramente è un vino molto più immediato, il Merlot soprattutto a naso cattura molto più del nostro Sangiovese, che si ritrova poi, se volete, in chiusura, al palato, e questa è un po' la caratteristica del 50-50. L'altra cosa secondo me affascinante è nell'invecchiamento di questo vino, perché la cosa bella è che questo vino è frutto di due aree ben distinte, Sangiovese del Chianti Classico e Merlot di Montepulciano, dove è a Avignonesi. Ora, sono due cose ben distinte, però anche in fase di affinamento, di invecchiamento, troverete a volte, se avete la fortuna di bere un 50-50 2000, un 50-50 99, un 50-50 2001, alcune annate in cui chiaramente il Merlot si esprime in maniera molto più netta rispetto al Sangiovese, e il Sangiovese in altre annate si esprime molto di più del loro Merlot. Questo perché comunque è un vino che è assemblato anche sfruttando il meglio di due zone vitivinicole, e non tutte le annate sono uguali per i Chianti e per il Montepulciano, quindi è interessante vederlo anche nello sviluppo. Niente, vi lascio la degustazione, soprattutto alle parole di Andrea, e lo dicevamo prima alla tavola, ti faccio i complimenti, tutti ti conosciamo, ma ti faccio i complimenti perché saper descrivere un vino come lo fai te è cosa rara, complimenti. E questo è uno di quei vini che, grazie, che in realtà i sommelier amano tanto, perché sono più facili da descrivere, nel senso che c'è, quando sono vini, diciamo, che puntano molto sull'intensità, sull'essere molto accattivanti al naso, no? Magari si direbbe anche ruffiani. Sono questi vini che non c'è verso che non piacciono, che non ti colpiscano. Poi magari possono essere, soprattutto da giovani, possono essere un po' eccessivi, possono essere un po' sopra le righe, però è il suo bello. Cioè, 50-50 in questi anni è stato uno dei pochi Super Tuscan coerenti, cioè è sempre stato così, e chi lo va a comprare, anche perché ha un costo non indifferente, questo è un vino che va intorno ai 100 euro in enoteca, quindi insomma bisogna volerlo un vino così. Quindi ovviamente il carattere, il fatto che sia sopravvissuto 10 anni, giusto? No, 88, 20 anni, cioè 20 anni che viene fatto, vuol dire che ha trovato quei suoi amatori che ogni anno lo ricomprano, e sono quasi sempre gli stessi, diciamo, perché poi chi lo ama lo continua a ricomprare, ed è un vino per fortuna, per fortuna sua, fedele a se stesso. Quindi dicevo, soprattutto da giovane è un po' meno divertente forse da assaggiarlo, perché c'è il Merlot che effettivamente predomina. Chi voi ha assaggiato il Desiderio di Avignonesi è uno dei migliori Merlot toscani dal punto di vista del rapporto a prezzo, sempre interessantissimo. Quindi il Merlot sapete, viene fuori con queste note di frutta di bosco, questa nota di caramello, queste note molto polpose, molto ricche, soprattutto in Toscana il Merlot, se viene poi, diciamo, un po' spinto a livello di profumi, è probabilmente la varietà rossa che tira fuori i profumi più intensi. Il Sangiovese qui a Nato ce lo sentiamo poco, perché chiaramente laddove c'è la mora e il mirtillo del Merlot, Sangiovese c'ha una ciliegia, una marena, che però ovviamente vengono sovrastate dalla nota di frutta di bosco. Dove il Sangiovese ha una venatura di tabacco e liquirizia, ci abbiamo il caramello e ci abbiamo una nota un po' pepata. Quindi alla fine, soprattutto da giovane, il Merlot al naso si sente molto, anche se una nota floreale, appunto, fra la viola e la lavanda che ritorna, questa sicuramente è del Sangiovese, non è del Merlot. In bocca altra storia, perché un vino con questa intensità al naso in bocca ci spaventa andare a assaggiarlo, perché ci mangiamo un vino caldo, pulento, lo è un vino con la sua ricchezza, però in bocca tutto sommato è bevibile, c'ha una freschezza del Sangiovese, una riserva di agilità che spesso ci piacerebbe trovare in tanti altri Super Tuscan, che invece cercano, diciamo, la potenza ma poi manca il controllo, no? Per citare, perché veramente il Sangiovese rimette un po' in riga il Merlot, quindi si può giocare a avere un naso così estremo, però in bocca tutto sommato è un vino che si lascia bere, un vino anzi che già
relativamente giovane fa sentire una finezza notevole. Questo, se lo bevete un qualche anno sulla spalla, è un vino grandissimo, cioè lo andate a mettere su grandi esempi bordolesi della zona del Pomerol, della zona del Saint-Émilion, alla cieca, vi assicuro che vi divertite a metterlo là nel mezzo. Questo perché col tempo il Merlot è meno esuberante, ma comunque si evolve su note molto interessanti, il Sangiovese viene fuori in maniera molto bella e diventa un vino da tavola molto adatto. Ma anche così sentite in bocca quanto macchia il palato, ma anche che bella persistenza hanno. I vini destinati a un bel invecchiamento anche da giovani comunque hanno una persistenza lunga, c'è una persistenza nel fruttato bellissimo, non ha nessun cedimento in bocca, rimane. Se può avere qualche difetto da giovane così, è sicuramente magari il secondo bicchiere fate più fatica a berlo, perché chiaramente è un vino abbastanza importante, ma a chi piace il genere vi assicuro che la bottiglia in due non basta, nel senso che uno piace questo genere, è un vino che effettivamente anche qui fedele a se stesso, in un certo senso fedele a due territori molto diversi, non sono Montepulciano e Gaiole, e soprattutto mi piace che è un vino fedele a quello che è lo spirito originario, no? Chi ha conosciuto Ettore, io non ho conosciuto appunto il fondatore di Capannelle, ma se era amico di Ettore, cioè, immagino era una persona che valeva la pena passarci la serata insieme, cioè quelle persone mi invitano a casa sua, non vanno mai visto né conosciuto, ma cominciano a aprire tutte le bottiglie che hanno a disposizione, proviamo, assaggiamo, e io ce li vedo veramente a fare questo mescolo e dire no, dai, facciamo un vino. Ecco, probabilmente oggi il coraggio di fare una cosa del genere, forse non sono le condizioni, c'è sta benedetta crisi, adesso queste cose non nascono, per sfortuna, o non sono le persone, sono le condizioni, ma è bello vedere che è qualcosa dello spirito di quel tempo che è bello, che dura finora. Quindi niente, concludiamo qui questa cavalcata, diciamo, nell'azienda di Capannelle, abbiamo fatto assaggiare tutto quello che fanno, non abbiamo fatto assaggiare le altre annate, ogni tanto spuntano fuori, ogni tanto queste serate ci sono e sicuramente vale la pena, perché è un'azienda, una piccola azienda gioiello, piccola ma non troppo, e che soprattutto lungimirante, e che ha saputo, insomma, diciamo, attraversare, fra l'altro, appunto, una delle aziende che hanno molto famose ai tempi dei vini, appunto, Super Tuscan, eccetera, che adesso invece ha saputo comunque mantenere un Chianti classico, non so, con la tradizione, insomma, non è facile mantenere tutte queste anime. No, io